Buonasera, bentornati alla rassegna stampa. Questo è il mattino di Puglia e Basilicata, si parla di MES. Renzi Portaiella è un virgolettato, dovrebbe essere riferito alle frasi di Buffagni del Movimento 5 Stelle che ha rigirato contro Renzi una parola che Renzi usava spesso quando era Presidente del Consiglio e segretario del PD, i gufi, che salutava ironicamente. Qui invece si dice che i 5 Stelle ricusano le previsioni catastrofiche del capo di Italia Viva e parleremo anche di questo. C'è una scelta molto drastica da parte innanzitutto dell'Europa e poi dell'Italia di puntare al sud dell'Europa, in particolar modo al Mezzogiorno, una notizia che pochissimi hanno rilevato, ma basta andare sulle conclusioni del Consiglio europeo della settimana scorsa e a pagina 22 si scopre che i fondi strutturali, che è la parte più consistente del bilancio rafforzato della Commissione europea, per i prossimi 7 anni saranno spesi 202 miliardi di euro nelle regioni meno sviluppate, tra le quali ce ne sono 6 del nostro Mezzogiorno, e solo per 22 miliardi nelle regioni sviluppate. Quindi c'è uno spostamento molto importante di risorse europee. Sia il bilancio unitario sia il Next Generation EU. Se mettiamo in ordine tutte le regioni, non soltanto europee, ma dell'Unione Europea allargata, quindi ci mettiamo dentro anche la Turchia, l'Albania e i paesi che fanno richiesta di accesso all'Unione Europea, le ultime 3 regioni per tasso di occupazione dei giovani tra 25 e 34 anni sono la Campania, la Sicilia e la Calabria. Alessandro, non so Buonasera. se hai sentito questi primi titoli che parlavano proprio di sud, quindi io ti chiederei, visto che è un argomento che ti tocca da vicino particolarmente. L'anno scorso il ministro Lenzi aveva in qualche modo sottolineato una cosa che peraltro lo Svimez afferma oramai da diversi anni, e cioè che il rapporto tra la spesa per investimento nel sud Italia e la popolazione del sud Italia aveva un gap piuttosto notevole. Il 34% degli italiani vive nelle regioni del sud. La narrazione della questione settentrionale che si è imposta nel nostro paese, a destra come a sinistra, ovviamente soprattutto grazie alla, come dire, narrazione lanciata nel 1992 dalla Lega Nord di Bossi, ha in effetti creato come dire, uno squilibrio, una sovversione, un problema al contrario. Se prima poteva avere un suo senso, come hanno sottolineato anche intellettuali come Luca Ricolfi, la tesi finiva per penalizzare il Nord nei trasferimenti verso Roma e verso il Sud, e quindi era lesivo della capacità produttiva delle regioni del Nord. Questo rapporto poi si è negli ultimi 25 anni progressivamente invertito. Resta una spesa corrente costante nel Sud, che è data soprattutto dagli stipendi pubblici e dalle pensioni, ma manca la parte degli investimenti, che si ripercuote anche sulla capacità di spesa dei fondi europei, perché noi sappiamo che i fondi strutturali europei sono dei cofinanziamenti, che quindi hanno bisogno del finanziamento dello Stato e delle regioni. Ora bisogna capire che cosa succede con il Recovery Fund. È vero che la Next Generation punta molto sulla disoccupazione giovanile, per certi aspetti è un'estensione e un rafforzamento della garanzia giovani che abbiamo già conosciuto, però attenzione, perché la garanzia giovani, che cercava dei giovani inattivi, soprattutto nel sud, in larga misura nel mezzogiorno è stato un fallimento, perché sono politiche attive per il lavoro che necessitano poi di un tessuto economico-sociale che abbia una sua dinamicità, per come era almeno impostata la garanzia giovani. Va visto invece tutto il resto della spesa, soprattutto per investimenti, effettivamente se avrà questo impatto così forte nel mezzogiorno. Intanto, mentre Alessandro Sassoni finiva il suo ragionamento, abbiamo inquadrato il titolo del Mattino di Puglia e Basilicata, Renzi Portaiella. Di cosa stiamo parlando? Dello scontro sul MES con i 5 Stelle che ricusano le previsioni catastrofiche del capo di Italia Viva, lite pure sulla gestione del recovery tra Task Force e bicamerale. Allora, qual è la situazione? Torno di nuovo da Alessandro, visto che invertiamo l'ordine degli interventi.
Renzi ha parlato di una previsione non ottimistica sul fatto che questo MES servirà e si riuscirà soprattutto ad ottenere, mentre invece il Movimento 5 Stelle gli ha risposto, insomma, anche con una certa ironia, ricordandogli quando era lui a parlare di gufi. Ma Alessandro, la mia domanda è questa: si riuscirà a trovare un'intesa all'interno della maggioranza su come utilizzare queste risorse del Recovery Fund, primo, e secondo, che fare del MES? È diventata purtroppo una questione tutta politica politicata, perché non si va nel merito questi soldi del MES. Va detto che come il MES avrebbe anche meno condizionalità di quelle che sono previste per la sezione prestiti del Recovery Fund. Il che ovviamente per certi aspetti è anche un po' inquietante, ma lo ha fatto soprattutto per sottolineare le contraddizioni politiche in seno al 5 Stelle, che ha fatto di questa faccenda del MES una bandiera. Bisognerebbe ritornare piuttosto al merito proprio del problema. Questo benedetto MES è senza condizionalità, tra virgolette. Che tipo di spesa sanitaria può essere utilizzata, può essere fatta attraverso queste risorse? Sappiamo che è piuttosto complicato, per esempio, andare a assumere altri medici, fare una riforma del sistema sanitario, come ha affermato il ministro Speranza, perché si tratta comunque di risorse aggiuntive, e soprattutto bisognerebbe avere già pronto un piano per utilizzare questi 37 miliardi del MES. Se non si ha bene chiaro l'obiettivo, effettivamente diventa sconsigliabile poi utilizzarlo. Il riferimento del regolamento del MES è sempre quello che era il regolamento del Fondo Salva Stati, rivisto sulla base di due lettere che, per quanto autorevoli, perché fatte dai commissari Gentiloni e Dombrovskis, restano comunque soltanto due lettere, non c'è stata una riformulazione complessiva del regolamento. E se non si ha nemmeno la certezza su che cosa effettivamente, su come andare a impiegare queste risorse, ecco. Tutto diventa troppo chiacchiera politica e poco merito del problema con la giusta concentrazione. Immagina è questo: emergenza sbarchi, oltre 100 in fuga da Caltanissetta, migranti, il virus delle polemiche, trasferiti 400 da Lampedusa. Salvini dice la Puglia come un campo profughi infetti, lo palco, il Covid non arriva con i barconi. Queste le parole dell'epidemiologo, che sappiamo ha annunciato di intenzione di candidarsi alle prossime regionali.